Le donne di Napoli scendono in campo per tutelare il diritto all'istruzione delle nigeriane, vittime di persecuzioni e violenze che ostacolano la loro crescita culturale e sociale. Nello stato del Borno, oltre 200 studentesse sono state rapite da un gruppo estremista per impedirgli di frequentare le scuole. L'istruzione in quei luoghi ha spesso costi insostenibili e rappresenta per le donne una possibilità di riscatto non riconosciuta e addirittura negata. È per questo che l'UDI di Napoli e la Fondazione Opera del Fanciullo hanno promosso una raccolta di fondi per il finanziamento di 3 borse di studio per le bambine del Borno. L'iniziativa si avvale del patrocinio del comune e mira a raggiungere 18.000 euro. È possibile partecipare versando un contributo sul codice IBAN in sovraimpressione. Hanno deciso insieme di dedicare 3 borse di studio a quelle ragazze che sono state sequestrate perché andavano a scuola, perché studiavano. Vuole essere un atto di solidarietà, non è un aiuto unilaterale, perché noi abbiamo già un rapporto con le donne della Nigeria, lo abbiamo avuto quando si è trattato di dare la cittadinanza onoraria per interporci alla lapidazione di Safia Hussaini, e poi lo abbiamo attualmente nella Nigeria del Sud, però con un progetto insieme all'APOF, che è un'associazione di patologi senza frontiere per la prevenzione del cancro della sfera genitale per le donne nigeriane.